Buongiorno a tutti da Giovanni e benvenuti sul mio canale Il Giardino ai piedi dell'Etna. Qui davanti a voi, come potete vedere, ho diversi attrezzi che io adopero per lavorare la terra, per fare dei lavori, insomma spaccalegni, cose che ora vi farò vedere, vi dico anche come si chiamano. Prima di iniziare vi voglio dire, sto facendo questa a dare una diciamo a rinnovare il filo, a dare una affilata diciamo agli attrezzi, tipo l'accetta e la mantellina e altre cose, la zappa, il piccone, e con questo diciamo con questa sverigliatrice che io ho modificato, che ho fatto anche un video che ho affilato le zappette della motozappa. Però casomai il video alla fine quando finisce il video, e così voi ve lo potete vedere come ho creato diciamo questa modifica con due dischetti, che spiego diverse cose nel video, poi andate a vederlo casomai se vi interessa. Ad ogni modo, io sto facendo questo video per fare vedere a voi, con questo sistema che io ho fatto o che ho modificato, questa sverigliatrice a due dischetti, per andare a filare diciamo gli attrezzi senza diciamo senza capovolgere, senza girare il freghet, tutto sempre con una mano e di una passata, due passate massimo, possiamo affilare diciamo i nostri attrezzi che noi vogliamo. Ovviamente anche potete affilare anche un coltello piano piano, poi li passiamo la pietra questa d'acqua, o la pietra le facciamo per togliere la sbavatura diciamo del lavoro dei dischetti. Va bene, ora vi dico come si chiamano questi attrezzi. Allora, prima di iniziare, cominciamo con questa qua è il zappone, c'è la zappetta, il zappone. Qui ho due rongole, poi c'ho la mantellina, che è questa qua, la faccia, l'accetta. Potete affilare anche l'ascia o le scure, insomma quello che volete potete affilare con questa cosa che ho fatto io. Poi c'è la pala o il badile, poi c'è il piccone, poi abbiamo il coltello da petto, questo qua per scottecciare la corteccia, insomma, per pulire le radici del legno, per togliere diciamo il grosso del legno. Poi ci sono anche quelle piatte, questa è quella cuffa, questa è un'ascia bottaio, sia per piantare i chiodi sia anche per scorteggiare diciamo i legni, e questa è l'accetta, e questa è una zappa normale che io ho modificato, che ho tagliato i lati che erano tutti consumati, io ho tagliato e l'ho fatto più piccolina la zappa. State vedendo queste, poi noi andiamo a filare, a farci diciamo il filo, in modo che zappa bene, che poi non è altro, non è che la zappa, siamo noi la forza che andiamo a zappare. Lo stesso piccone, lo stesso l'accetta, anche se è affilata, anche se non è affilata, è la forza che noi mettiamo quando andiamo a spaccare un tronco, però se è affilata lo spacchiamo diciamo meglio. La stessa cosa anche per la falce, se noi non andiamo ad affilare non taglia più, come una volta che con la faccia i contadini avevano la pietra, poi quando loro tagliavano il grano, poi una volta ogni tanto davano una affilata diciamo, alla faccia diciamo. Va bene, ora ho fatto questo video e ora vi farò vedere come andrò ad affilare alcune cose.
Allora, prima di tutto dobbiamo mettere gli occhiali, è una cosa importante della sicurezza. Se avete i guanti antitaglio, la maschera quella antipop con la visiera di plastica, l'occhiale, insomma, è una cosa importante che andiamo a proteggere, diciamo, gli occhi, perché una volta che passiamo i disco qui nella zappa, poi volano diversi scheggi d'acciaio, ovviamente, perciò possono arrivare anche negli occhi e può fare anche del danno, perciò per evitare mettiamoci l'occhiale. Io guanti cose non le utilizzo perché so quel che faccio, non è la prima volta che utilizzo, diciamo, la sverigliatrice o il flex, quello grande. Allora, prendiamo il flex, è una cosa importante, dobbiamo fare lavorare le punte sia sotto che sopra per fare questo, per fare la affilare, diciamo, la zappa. Le punte dobbiamo fare lavorare, guardate. Ora l'ho fatto di sopra, ora andiamo di sotto. Vediamo se la palla. Allora, guardate. Sia di sotto che abbiamo fatto sempre un'unica passata, prima di sopra andiamo a passare il disco di sopra leggermente, sempre con la punta tutta a girare, e poi non c'è bisogno che giriamo la pala, possiamo fare di sotto ovviamente con il disco che andiamo di qua, di sopra così e disco così, guardate, di sopra così e disco così, di sotto, solamente un movimento, una passata, un movimento, guardate. Già si può dire il filo, già si vede che è un po' affilata, però noi qua non ci interessa, io vi ho fatto vedere su più giù come si può affilare una zappa tutta, se uno vuole tutta girare, a noi ci interessa qua affilarlo, vedendo già si vede che c'è un pochettino il filo, vedendo sia di qua che sia di qua. Noi ora possiamo dare un'altra passata. Ok, sto vedendo già come si è fatto il filo, cioè, sto vedendo come si è fatto. Ovviamente se uno passa più verso volte la fa più tagliente, però noi tagliente non la dobbiamo fare, perché non è che dobbiamo consumare molto l'acciaio e neanche lo dobbiamo fare riscaldare. Sto vedendo, questo già è ottima per zappare. Se premi il dito di più ti tagli, insomma, noi non lo dobbiamo fare quando andiamo a filare qualsiasi cosa, dobbiamo fare una cosa leggera leggera per rinnovare il filo, diciamo, a posto di passare la lima così, e si può lavorare, perché quando non si corrode un pochettino, diciamo, il filo. Poi se uno vuole passare la pietra d'acqua, questa qua che è stata messa nell'acqua 2 ore fa, vedendo, la può fare, e se no, si deve utilizzare a fuori, no? Così, a dare fuori, così, per come cammina, vedendo, per togliere la sbavatura, ma non c'è bisogno, io vi sto facendo vedere, queste vengono utilizzate di solito per, che so, per la faccia o per i coltelli, per togliere la sbavatura, diciamo, la sbavatura è quei pezzi che sembrano fili, fini d'acciaio, questa è la sbavatura, che uno poi gli passa la pietra. Allora, questo è fatto, guardate. Poi possiamo affilare l'accetta in entrambe le due parti. Guardate, mettiamo qua. Ovviamente se voi avete una mossa la potete mettere nella mossa, io la sto facendo qua, sempre con cautela. La giro dove mi viene la comodità e faccio così.
guarda di qua. Guardate come si è fatto il filo, sia così e così, guardate. Così facendo possiamo subito lavorare per diverse ore. Ovviamente più legna spacchiamo e più si consuma il filo. E la stessa cosa, come vi ho detto poco fa, il contadino che andava a tagliare una volta il grano con la faccia, portava dietro la pietra e faceva così. Andava a filare la faccia per tagliare il grano. Ormai non lo fa più, quasi nessuno usa questo lavoro. Ora vi faccio vedere come affilare il coltello anche. Guardate, questo è un coltello che non taglia. Metto così il giornale, cioè questo non taglia neanche a coppa di legno, guardate. Ora io do una ovviamente certo non saranno coltelli che non ci mangiamo, però questo è un coltello che utilizzo qui nell'otto per tagliare qualche ottaggio, qualche cosa. Guardate, lo mettiamo sempre leggermente, Ora come potete vedere, sta vedendo, c'è la sbavatura. La sbavatura è tutto questo cose che resta di metallo. Noi ora non facciamo altro che passare la pietra, ovviamente perché la vuole passare, ma poi si toglie, non è che ce la dobbiamo mangiare, si toglie poi quando uno la utilizza per tagliare qualcosa, però se noi passiamo la pietra verso l'esterno, a girare verso l'esterno così, e altrettanto qua. E come potete vedere io l'ho fatto sia così e così, guardate come taglia, viene un pochettino male perché ci vuole qualcuno che tiene la carta, se non taglia, guardate come ha già tagliato il coltello. Certo non è molto tagliente, però per quello sempre ripeto, per quello che devo fare io non c'è bisogno che lo faccio tagliente, perché non devo tagliare la carne come macellaio e altre cose, mi serve solamente per tagliare qualche ottaggio, qualche cosa. Allora, possiamo fare qua la faccia, guardate, vi faccio vedere che non taglia. Sì, di tagliare, sì, passate poi piano piano. Andiamo a fare la faccia, guardate. La faccia è la seguente. Nella secchia sempre ho fatto un taglio leggero leggero, vedendo già è molto tagliente, guardate, vedendo come taglia. Per quello che deve fare io, ora ovviamente possiamo passare la pietra ad acqua, a togliere un pochettino diciamo di sbavatura, e poi nel frattempo affilo un pochettino, no? Ok, se non è che già è tagliente, guardate, è tagliente, proprio tagliente. Se ci passa il dito più forte uno si può tagliare. Per quello che uno che deve fare è già buono. Possiamo tentare anche con la rongola, guardate. Ovviamente
questi sono appezzi già consumati, sta vedendoci un pochettino scavato qua, però per quello che dobbiamo fare noi è sempre questo. Sta vedendo, vedo come taglia, è una meraviglia. Possiamo affilare la pala, guardate. Sto facendo vedere che io posso affilare qualsiasi cosa. Ovviamente la pala bisogna farla sia di qua e un pochettino di qua. Sembra girare. Vedendo già il filo come si è fatto, guardate come si è affilato, guardate come taglia, è già affilata, state vedendo che è tutta affilata, e già abbiamo fatto cosa? Un colpo solo, posso di farlo con la lima, ripeto, potete fare poco, ognuno lo può fare come vuole. Più tempo, e invece così con i flex e con la sbrigatrice uno si insomma, lo fa presto, no? Questo è il zappone, guardate il zappone, diamo una filata. Vedi già come si è fatta, vedi come si è fatto già il filo, sempre un pochettino tagliente, no, a coltello lo dobbiamo fare, ti ripeto, a coltello un po', tanto per rinnovare, diciamo, il filo, modo che quando va a zappare zappa bene, diciamo, e noi facciamo meno fatica. Va bene, allora io non voglio più prolungare, vi ho fatto vedere diversi attrezzi che io posso affilare, che voi volete, se volete affilare potete, anzi vi faccio vedere l'ultima, quella della mattellina, state vedendo sia la ponte sia qua, guardate, come io l'ho fatto già in tutti i quattro lati, semplice con un dischetto. Sì, si può fare anche con un disco, fare così, però 1, 2, 3, anche qua, guardate questa qua, state vedendo questa qua com'è, è quasi tagliente, ripeto, la potete appoggiare anche qua, la potete fare anche così, eh? Io l'ho appoggiata per comodità, è la stessa cosa. Guardate come si è fatto il filo, vedo? E gente, può lavorare. Va bene, io vi ho spiegato un pochettino tutto, dopo potete affilare di tutto, va, se volete, piano piano, l'importante è che andiamo a utilizzare con cautela i flex e la sverigliatrice, ogni volta mi confondo con i flex e quello grande, perché lo utilizzo più spesso, la sverigliatrice, questa angolare, se volete vedere il video che ho fatto questa modifica, che vado ad affilare anche le zappette della motozappa, alla fine del video troverete il video
Detto questo, io che so, se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, al più presto vi risponderò. Se non siete iscritti sul mio canale, se vi iscrivete mi può fare tanto piacere, così quando cade un video sarete aggiornati. E che dire, un abbraccio a tutti da Giovanni, ci vediamo ai prossimi video. Ciao, al prossimo video, ciao!